L'emozione è davvero forte. Attraverso uno dei momenti più difficili della mia vita, e sicuramente il più difficile della mia vita professionale. Come tutti sapete, dopo oltre 10 anni di servizio per Blue Star TV sono stato licenziato. Non riesco neanche a trovare le parole per rivolgermi, per farvi capire la mia sofferenza, ma la sofferenza non è solo la mia, ma è di una voce libera che non potrà più parlare. L'azienda, Blue Star TV, nel momento in cui mi ha licenziato, ha eccepito una ragione formale. C'è stato l'anno scorso una procedura di mobilità, ci sono stati degli esuberi, una dipendente ha presentato ricorso, è stata reintegrata e quindi a norma di legge dovrebbe avvenire un turnover, potrebbe avvenire un turnover. Entra una dipendente e ne esce un altro. Il malcapitato sarei io. Attenzione però, la normativa consente, dà la facoltà all'azienda di far uscire, di far entrare un dipendente e farne uscire un altro. Non ha dato l'obbligo all'azienda, il magistrato, di mandarmi via. Ha dato la facoltà. L'azienda, evidentemente, per sue ragioni, ha deciso di licenziarmi. Mi opporrò in tutte le sedi legali alla vicenda. Non finisce qui. Col massimo rispetto per le scelte dell'azienda, andrò avanti e perseguirò ogni via sotto tutti gli aspetti giuridici per tutelare la mia persona. Io vi ringrazio per l'affetto incontrastato che avete manifestato nei miei confronti. Forse non meritavo tanto, ma mi rendo conto che il cuore di Taranto, il cuore dei tarantini è più grande, è capace veramente di offuscare quelle nubi dell'Ilva per le quali ho tanto, tanto combattuto, insieme a tante altre realtà, ambientaliste e non, movimenti civici, semplici cittadini. Di qui l'appello ad aderire compatti a questo sit-in, a questa manifestazione. Una manifestazione che vuole essere di solidarietà nei miei confronti, ma una manifestazione che mira un bene maggiore, quello della libertà, libertà di stampa, libertà in ogni sua accezione. Con la mia uscita televisiva c'è poco da dire, al di là di quello che l'azienda formalmente sostiene, una voce libera della città si spegne. Non me lo meritavo. Rivolgo un appello, ripeto, alle associazioni ambientaliste e non, ai movimenti civici, ai semplici cittadini. Manifestiamo tutti insieme, compatti, superando eventuali divergenze di posizione. Uniamoci e combattiamo per una battaglia, ripeto, per il bene supremo della libertà, libertà di stampa, libertà di vivere che ci viene conculcata. Ho sofferto quando Girolamo Archinà mi ha sottratto, mi ha strappato il microfono, ma questa volta, seppur dietro aspetti giuridici, questo microfono mi viene tolto di fatto, seppur secondo aspetti giuridici, lo ripeto, aspetti che io non condivido e che impugnerò. Ma dobbiamo essere compatti. Non voglio intenerire nessuno, ma pensate a quei poveri bambini di qualche anno, di piccolo, che hanno solo qualche, anche mesi di vita, che nascono con un tumore, che crescono con un tumore. Pensate a chi non ha più un padre o una madre per il cancro. Pensate a quei padri di famiglia che non hanno più i loro figli. Pensate che nella vita bisogna combattere, bisogna denunciare. Costi quel che costi, quello che la grande industria assassina ha provocato e continua a provocare. Solo uniti possiamo vincere una battaglia di civiltà, una battaglia di vita. Al sit-in voglio abbracciarvi uno per uno e voglio dirvi grazie, ma questo grazie sarà più forte, sempre più forte, se i poteri forti, grazie alla nostra unione, alla nostra coesione, finalmente verranno spazzati. Mi viene in mente in questo caso la famosa canzone di Vasco Rossi, Dannate nuvole. Bene, forse le dannate nuvole mi hanno fatto soffrire, mi fanno soffrire in questo caso, ma hanno fatto morire tanta gente. Riflettete, tutti insieme, voglio, a tutti quanti, tutti insieme, voglio dirvi grazie e voglio abbracciarvi, forse per l'ultima volta.
e lo farò altre 10.000 volte se sarà necessario. Quello che è accaduto lo ritengo un gesto ignobile, un gesto lesivo della dignità di essere umano prima ancora che di giornalista. La situazione è questa: l'azienda si trincera dietro alcuni aspetti formali. Lo scorso anno ci fu una procedura per mobilità che vide il defenestramento, il licenziamento di 4 unità. Una dipendente ha presentato ricorso, ha impugnato la sentenza, anzi ha impugnato il provvedimento dell'azienda ed è stata reintegrata per farlo breve. Ora la legge consente all'azienda, obbliga l'azienda a reintegrare la persona e consente all'azienda di sostituire la persona che entra con un dipendente che c'era, in base alle graduatorie di mobilità. Parliamo di potestà, di facoltà che ha l'azienda, non di obbligo. Evidentemente questa è stata l'occasione giusta per far sì che Luigi Abbate venisse fatto fuori. Formalmente loro ritengono che il provvedimento sia ineccepibile, lo vedremo davanti al giudice del lavoro. Certo è che non so se c'è da ridere o da piangere, se penso che in tanti anni, per quello che ho fatto per la televisione, se penso alla vicenda di Vendola, se penso prima ancora alla vicenda di Acchinà, al microfono strappato, alle intercettazioni di Vendola che schignazzava con Acchinà per quella scena, beh io penso che l'azienda avrebbe dovuto tener conto di una risorsa che è stata buttata via come una scarpa vecchia. Questa è la realtà, nuda e cruda. Ma io sono convinto che ci siano altre situazioni, altre realtà. Non posso dire altro in questa sede. Vi posso però assicurare che verrà fuori un grande casino, ma un casino che non avete neanche idea. Bravo. Persona viene sbattuta fuori dall'oggi al domani senza sapere come e perché, con un semplice telegramma. Vedete, la legislazione sul lavoro fa sì che nel momento in cui si deve licenziare una colf si dà il preavviso di 15 giorni. Massimo rispetto per le colf, sono persone che lavorano, che non rubano lo stipendio come certi politici, però si dà un preavviso di 15 giorni, il sottoscritto l'ha saputo 3 giorni prima, 4 giorni prima, e gli si dice: amico caro, tu dal 1 agosto non sei più in servizio. Io non so cosa dire, io credo nella giustizia civile e credo nella giustizia penale. Credo anche nella giustizia divina, ma in questo caso mi auguro che prima della giustizia divina intervenga quella umana. Vedete, non è semplice, vi dico che stasera sono emozionato, dopo tante dirette, dopo tante situazioni, trovarsi a parlare in questo contesto mi sembra, non so se sia un incubo, se sia un sogno, se sia una realtà, non so cosa dire. Certo è che quello che è accaduto, consentitemelo, è una carognata. Mi farò valere delle sedi giuste. Io vi devo ringraziare perché pensare all'affetto che avete tributato nei miei confronti. Io non sono un appassionato di social network, ma vi posso dire che sono stato inondato dal vostro affetto. Non meritavo tanto. Come no? Bravo! Bravo Ege, bravo!
veramente la parte sana della città. Penso ai sacrifici che ha fatto la mia famiglia, che hanno fatto i miei genitori, penso all'educazione che ho ricevuto, penso a certi valori che sono dentro di me e che sono anche dentro voi. Grazie. Diciamo che qualche amico ce l'ha, no? Solo in mano. Va bene.